Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova lotta del Judgment Tournament. Siamo sempre qua nel quarto round, questa è la seconda sfida e andremo a vedere la partita tra Slimmer e Marco Pedrazzi. Slimmer lo abbiamo già visto sul nostro canale, ha sia commentato alcuni video con noi ed è anche partecipato al Judgment Tournament, alla prima edizione del Judgment Tournament, quindi è un giocatore che conosciamo. Ci porta un team formato da Landorus Therian, Tyranitar, Mega Gardevoir, Rotom Wash, Tornado Therian ed Excadrill. Mentre Marco non l'abbiamo mai visto, almeno io non me lo ricordo. E comunque anche esso un ottimo team formato da Tyranitar, Mega Heracross, Excadrill, Tundurus, Slowbro e Togekiss. Non sembra esserci un matchup pendente da nessuno dei due lati. Gardevoir fa male a Marco, ma anche Mega Heracross fa male a Slimmer. Cioè sì, Landorus, ma comunque non prende benissimo i suoi colpi e non può reggerne troppi. Quindi vediamo un po' come è andata a finire. Slimmer, come si può vedere dal preview, inizierà con Landorus, mentre Marco con Tyranitar. Beh, scelta plausibile. A quanto pare l'unico membro del team di Marco che può setare le rocce è Tyranitar. Sì, ci sarebbe anche Excadrill, ma di sicuro in un team con Tyranitar non lo usi per setare le rocce. Slimmer invece risponde di Landorus, un ottimo lead, può mettere le rocce o eventualmente se Scarf può fare dei bei danni con retromarcia. Quindi un ottimo Pokémon, un ottimo lead. Non possiamo dirgli nulla, Tyranitar è costretto alla sostituzione perché non può permettersi di reggere un terremoto, ma neanche una retromarcia gli farebbe così bene. Quindi retromarcia, qua Slowbro mostra avere subito il Vitor Solelmo che comunque punisce questa mossa di Slimmer. E non è un problema perché entra Tyranitar. Tyranitar adesso potrebbe addirittura intrappolare Slowbro. Nel caso di inseguimento, però sì, Marco, cioè Slimmer preferisce non andare di inseguimento, ma va di sgranocchio per prendersi la kill sicura nel caso quello Slowbro fosse rimasto. Sfortunatamente non è così, quindi Heracross incassa lo sgranocchio e comunque c'è da dire che c'è il drop in difesa. Tyranitar comunque non può rimanere perché Heracross poi andrebbe a boostare le sue statistiche e quindi avrebbe la possibilità di reggere il secondo sgranocchio. Quindi sì, sfortunatamente non può prendersi questa kill, Marco, Slimmer voglio dire, Marco Mega Evolve. Più che altro tendo a chiamarlo Marco perché anche lui si chiama così, almeno su Facebook, quindi ecco. In ogni caso, qua Heracross va di Rock Blast, predittando l'entrata di Landorus, che giustamente c'è. Skill Link garantisce a Mega Heracross di fare sempre 5 colpi, quindi non è assolutamente Axe. E adesso comunque Heracross è costretto a scappare. Di sicuro non prende bene i colpi di Landorus. Ha meno 1 in attacco, meno 1 in difesa. E però qua Slimmer va comunque di pietrataglio. Retromarcia sarebbe stata una mossa molto molto migliore. Sicuramente dopo aver visto che Slowbro è scappato da Tyranitar, magari avrà detto ok, questo ragazzo preferisce rimanere dentro, oppure preferirà rimanere dentro in questo caso, oppure boh, non lo so. Sicuramente pietrataglio è una mossa che io non avrei mai fatto. Comunque adesso entra Rotom Wash su Idrovampata. Purtroppo viene bruciato, è il 30%. C'è il 30% di possibilità, quindi non possiamo dirgli nulla. Slowbro sicuramente sentirà questo recoil, anche perché quello che guadagna degli avanzi gli è subito tolto dalla tempesta di sabbia. Qua c'è quindi un Invertivolt che però non permette a Rotom di mandarlo KO ed entra Tyranitar. Tyranitar che adesso prende lo Psycho Shock, per così dire, ovviamente non effetto, e adesso Slowbro è decisamente intrappolato. Inseguimento sicuramente uccide e quindi ottimo. Tyranitar riesce a prendersi la kill, soffre un po' dal Vitor Solelmo come abbiamo già visto, ma Slowbro tolto di mezzo è sicuramente un'ottima cosa. Adesso però entra Excadrill subito a revenge killare il povero Rotom, il povero Tyranitar. Rotom non può proprio entrare perché comunque è bruciato, c'è la sabbia, quindi Landorus è la scelta migliore in questo caso. È la scelta migliore perché con prepotenza fa i suoi bei danni. Comunque Excadrill dispone della Life Orb, quindi è comunque in grado di mandarlo KO. Viene subito ritirato Landorus per preservarlo in futuro per una seconda prepotenza. Comunque qua Metal Testata meno 1
Fa comunque dei buoni danni a Rotom. Ovviamente brutto colpo, ragazzi. Rotom si sarebbe dovuto prendere 0 danni da questa metal testata. È una mossa resistita per 4, quindi non possiamo dirgli veramente nulla. Qua Rotom guadagna di avanzi, purtroppo ne perde ancora di più di scottatura. E quindi niente. Allora, Rotom contro Excadrill. Excadrill è costretto subito alla sostituzione, non può toccarlo. E qua comunque Rotom decide di andare di Malcomune per recuperare i PS persi. Ottima mossa, sì, diciamo. Adesso Tyranitar comunque perde subito. E qua Slimer può permettersi un Invertivolt. A mio parere può permetterselo perché Tyranitar dovrebbe essere più lento. Cioè non ha la Choice Scarf in quanto è il Pokémon che mette le rocce. Infatti c'è l'Invertivolt. E viene mandato in campo Landorus. Ok, va bene. Landorus, sì, penso fosse la miglior scelta. C'era anche Gardevoir, magari, da Mega Evolvere. Però comunque non poteva rischiare Slimer. E in ogni caso le rocce erano una mossa, sì, più che palese. Adesso, settate le rocce appunto da Tyranitar. Ci vediamo qua subito la sostituzione in Tundurus. Landorus setta a sua volta le Steeltrock, quindi non è Scarf ma ha il Bitorsol Elmo, l'abbiamo già constatato prima. Tundurus adesso può fare veramente troppo male a quel Landorus, quindi Slimer deve subito sostituirlo e manda in campo Tyranitar che regge benissimo l'introforza. Sì, qua Marco comunque non poteva provare il Focus Blast. Sì, magari l'avrebbe anche ucciso Landorus, però c'era la possibilità di miss. Se poi Slimer fosse rimasto a saccare e fosse andato di Stone Age, sarebbe stato un grande problema. Qua c'è il fulmine che, cavolo ragazzi, paralizza Tyranitar. E qua pietra taglio. Ah, bruttissima situazione questa. Fulmine para miss di Stone Age, veramente pessimo. Introforza lascia Tyranitar ad un punto salute e ok, fortunatamente riesce ad entrare la pietra taglio per Slimer, quindi diciamo l'Ax di prima ok è stato un po' importante. Tyranitar purtroppo non avrà altre entrate, o almeno finché non vengono tolte le rocce. Però vabbè, in questo caso si può decisamente saccare. Il problema è che ha solamente un punto salute e quindi Rapigiro è sufficiente per mandarlo KO e permette di togliere le rocce a Marco. Ecco, l'Ax adesso è stato più che importante. Perché comunque Excadrill, cioè Tyranitar poi avrebbe resistito magari, cioè avrebbe resistito sicuramente il Rapigiro e avrebbe potuto colpirlo. Comunque vabbè, non fa niente. Entra l'Excadrill di Slimer. Qua terremoto su Togekiss in Predict. Ottima mossa da parte di Marco. Non c'è la metal testata di Slimer, forse per paura di una forza sfera, ma viene mandato immediatamente in campo Tornadus, che comunque non rischia neppure ecco, sì, dato un'onda, perché cavolo, c'era Excadrill, nessuno farebbe mai un'onda. Allora, tifone, e qua vediamo ragazzi la mossa veramente della partita forse di Togekiss, ovvero vento in coda. Qualche turno mi è stato raccontato, devo dirlo, però non so bene cosa sia successo esattamente. Perché qua, ok, c'è il vento in coda, adesso Togekiss è sicuramente più veloce di Tornadus e quindi può far veramente dei bei danni e dar molto fastidio, perché vi ricordo, grazie alla sua abilità Leggiadro, Seren Grace, raddoppia i secondi effetti delle mosse. Quindi Etere Lama, che di norma ha solamente il 30% di tentennare, e poi solamente tra virgolette, adesso ha il ben 60%, ragazzi. Quindi Rotom sentirà sicuramente il colpo, perché Rotom generalmente è utilizzato per reggere i colpi fisici e non quelli speciali. Specialmente, scusate il gioco di parole, dopo una congiura. Credo proprio che a questo punto Rotom sia andato, perché c'è poco da fare. Etere Lama prima ha fatto molti più danni di quelli che ora Rotom può permettersi di incassare. Giustamente c'è stato il flinch, ok, è al 60%, quindi almeno più di una volta su due deve colpire. E va bene, una volta appunto uno su due colpisce, diciamo. Allora, entra Gardevoir.
Gardevoir forse entra un po' troppo tardi per Mega Evolversi, comunque copia Leggiadro di Togekiss, anche se presto lo perderà perché necessita della Mega Evoluzione per tentare di mandare KO questo Togekiss, che si sta rivelando più problematico del previsto. C'è la Gran Voce, Togekiss comunque riesce a reggere perché sì, Togekiss ha molta difesa speciale. E adesso riesce nuovamente a mettere il vento in coda. Grazie agli avanzi continua a recuperare punti salute. E ora c'è l'Etere Lama. Etere Lama dopo la congiura sicuramente non farà pochi danni a Gardevoir. E qua ennesimo flinch, ragazzi. Purtroppo è questo il 60%. Vediamo se ce ne saranno altri. Non sicuramente adesso su Gardevoir, dato che Gardevoir ci saluta. Ci saluta perché non poteva reggere il secondo colpo. Togekiss continua a recuperare punti salute grazie agli avanzi. Entra Landorus, Pokémon diciamo per il sack. Certo, se adesso Tyranitar fosse rimasto in vita, Slimer sarebbe bastato semplicemente rimetterlo per la tempesta di sabbia. E poi con Excadrill sarebbe potuto andare di metal testata e far fuori questo Togekiss, perché Excadrill grazie a Rema Sabbia outspeed Togekiss anche sotto il vento in coda. Quindi non soffia più il vento in coda. Ora può entrare Excadrill, anche se Slimer ha perso veramente troppe risorse. Ecco, forse... non doveva sostituirlo. Quando aveva l'opportunità doveva andare semplicemente di metal testata. Diciamo che Slimmer ha preferito non sacrificare il palloncino. Però non sacrificando il palloncino ha sacrificato tre Pokémon comunque molto importanti. Metal testata, ok, su Tyranitar che riesce a mandarlo KO. Adesso però Marco ha dato un vantaggio a Slimmer. Ha dato un vantaggio perché Excadrill abuserà subito della tempesta di sabbia. Ma in ogni caso qua preferisce scappare da Heracross. Probabilmente avrà calcolato di non essere in grado di resistere. E qua c'è una mossa veramente molto bella di Marco. Va di Rock Blast prevedendo lo switch. Ottima mossa. Ottima mossa veramente. E ora Excadrill quanti turni ha? 3 forse di sabbia per provare un potenziale sweep. Ora vediamo se con metal testata si riesce ad uccidere Heracross. Rimane con un solo punto salute, quindi decisamente prima non sarebbe stato in grado di batterlo. Zuffa e la partita, ragazzi, finisce qua. La partita finisce qua, penso 3-0. A Marco rimanevano ancora Heracross, Excadrill e Togekiss, se non sbaglio. Wow, Marco è stato in grado di battere un giocatore comunque molto bravo come Slimmer. Lo vedremo quindi nei prossimi round. Vedremo se riuscirà ad avanzare ulteriormente. Ha fatto delle belle giocate. Certo, Slimmer è stato un po' sfortunato. Però ragazzi, è il gioco. L'Ax di questa partita è stato anche meno importante di quello della scorsa, perché ok, sì, ci sono state alcune scottature, alcuni flinch, alcuni para, però ragazzi, lo sappiamo, è il nostro gioco, abbiamo deciso di giocare a Pokémon e questo dobbiamo accettarlo. Vi ricordo che tutte le sfide del quarto round verranno caricate dal quarto round in poi, quindi ovviamente anche tutti gli altri avanti. Vi ringrazio per la visione, alla prossima, ciao a tutti!